La tutela dei minori è un settore che è stato per molti anni al centro della mia attività di magistrato ed è oggi una parte importante della mia attività parlamentare. Su iniziativa condivisa con una deputata svedese, all'inizio della presente legislatura è stato istituito al Parlamento europeo l'intergruppo sui diritti dei minori, che riunisce trasversalmente eurodeputati di tutti i gruppi politici e dei diversi paesi dell'Unione, proprio per promuovere le tematiche minorili all'interno dell'attività parlamentare e tutelare il superiore interesse del minore nella sua massima estensione. Ed è anche grazie all'attività dell'Intergruppo sui diritti dei minori che si è sviluppata, direi, una nuova sensibilità sulle tematiche minorili nel corso di questa legislatura. All'inizio del mio mandato ho avuto l'onore di rivestire il ruolo di relatore per la direttiva numero 800 del 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che è improntata al concetto di giusto processo minorile e che contiene in sé molti aspetti dell'esperienza italiana sul processo minorile e che direi rappresenta un'avanguardia in Europa. Sul piano concreto, la direttiva, che è volta ad armonizzare le legislazioni dei paesi europei, stabilisce standard minimi cui tutti gli stati membri dovranno adeguarsi entro maggio 2019 e declina alcune importanti garanzie procedurali in una prospettiva che possiamo definire child friendly. Tra queste garanzie, particolarmente importante è la previsione a livello europeo dell'obbligatorietà dell'assistenza difensiva per il minore, la necessità di una formazione specialistica di magistrati, avvocati e di tutti gli operatori coinvolti nel processo minorile. E poi la previsione della detenzione da considerarsi sempre misura residuale e in strutture separate e specificamente dedicate ai minori. Il tema della detenzione minorile e delle specificità che devono accompagnarla è stato poi da me specificamente affrontato nella risoluzione sui sistemi carcerari del 2017, proposta appunto dal Parlamento europeo, dove è stato evidenziato per la prima volta a livello europeo anche il tema dei minori detenuti al seguito dei genitori, tenendo in conto le buone prassi che si sono sviluppate in alcuni paesi, ed in particolare in Italia, con riferimento al protocollo d'intesa fra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Associazione ONLUS Bambini Senza Sbarre. E proprio l'esempio italiano del protocollo d'intesa è stato richiamato dal Consiglio d'Europa, che lo scorso aprile 2018 ha adottato una specifica raccomandazione in questo senso. Uno dei temi ancora su cui si è maggiormente incentrata l'attività parlamentare europea ha riguardato il tema dei minori migranti, oggetto di una specifica risoluzione adottata lo scorso maggio, con la quale il Parlamento europeo ha ribadito, tra le altre cose, la necessità di garantire un alloggio dignitoso, assistenza sanitaria, istruzione ai minori migranti fin dal loro arrivo in territorio europeo e ancora di istituire sistemi di registrazione e identificazione non intrusivi e di far sì che tutti gli Stati membri predispongano procedure celeri per la nomina di tutori, eventualmente anche temporanei, ai minori stranieri non accompagnati. Ancora una volta, in questo senso, il nostro Paese ha rappresentato un modello positivo di accoglienza, sostegno ed integrazione dei minori migranti, e specificamente dei minori non accompagnati, con l'istituzione nell'ambito della cosiddetta legge Zampa della figura del tutore volontario. La tutela dei minori online è stata anche questa oggetto di attenzione in diversi atti del Parlamento europeo, sia sotto il profilo della repressione penale, rispetto alla quale il Parlamento ha evidenziato la necessità di un adeguamento dell'attuale quadro normativo per far fronte alle nuove insidie del mondo virtuale, quali per esempio il grooming o il revenge porn, ma ancora sotto il profilo della prevenzione, con il richiamo dei service provider alla tempestiva rimozione di materiali contenenti abusi su minori e con la promozione dell'educazione dei più giovani ad un uso consapevole delle nuove tecnologie informatiche. Questo in sintesi, e soltanto in sintesi, quanto è stato fatto nella presente legislatura, anche se tanto rimane ancora da fare per assicurare a tutti i minori un'eguale tutela in tutti gli Stati membri dell'Unione.